L'inquinamento da plastica in mare e sulle spiagge resta, assieme all'emergenza climatica, la grande questione ambientale irrisolta. Un problema che nel Mediterraneo viene amplificato dal fatto che è un mare praticamente chiuso, un secolo per il ricambio delle sue acque. L'USA e getta, molto usato durante la pandemia, ha peggiorato la situazione. La plastica esposta al sole si frammenta nella cosiddetta microplastica che poi in mare entra nella catena alimentare di cui noi siamo al vertice. Questo è un caso in cui la soluzione e la causa del problema coincidono. Noi produciamo la plastica e la facciamo arrivare in mare, quindi la questione può essere affrontata solo da noi, sia come singoli che come nazione. Il problema dei rifiuti in mare resta purtroppo una grave emergenza ambientale tuttora irrisolta. Lo abbiamo visto sulle nostre spiagge, contando quasi 800 rifiuti ogni 100 metri e constatando che l'84% di questi è plastica e ben il 42% è plastica usa e getta. Si tratta di oggetti di uso comune, attenzionati anche da una direttiva europea che mira proprio alla messa al bando e alla riduzione di alcuni articoli monouso in plastica. Per questo chiediamo al governo italiano di fare in fretta per emanare il decreto di recepimento di questa direttiva, che certamente può aiutare di molto il nostro mare. Sul sito di Legambiente trovate gli appuntamenti per la pulizia delle spiagge, un gesto per proteggere mare e litorali, ma anche per proteggere noi stessi, che di questo sistema siamo parte.